Te lo leggo nel pensiero. Ciao amico, ma eri già qui? Scusami perché stavo pensando a... sì, insomma, stavo pensando a... A che cosa stavo pensando? Cioè, non stavo pensando a una cosa precisa, insomma, il pensiero girava e vagava e... Ma non capita anche a te di fermarti a guardare e pensare qualcosa? Il pensiero è una cosa strana, è come parlare con se stessi, però senza fare un discorso di fila come si fa con la bocca, ma mescolare insieme tanti discorsi confusi. Ad esempio, tu adesso a che cosa stai pensando? A quello che dico io? O magari a quello che farai più tardi, o a qualcos'altro. Il pensiero, insomma, è una cosa strana. E questa filastrocca lo spiega bene che cos'è. Ascolta. Il pensiero che pensa è una nuvola densa. È un fiume luminoso che va senza riposo. È un bel vento veloce che parla senza voce, che domanda, risponde, onde dopo onde, oggi, domani, ieri, che non finiscono più. Onde sono i pensieri ed il mare sei tu. Beh, amico, adesso però sarà il caso di pensare ad aprire il chiosco, altrimenti farò tardi come sempre. Ci vediamo dopo. Sì, topi, scorpioni, questa volta ho davvero un'arma potentissima. Ah, grazie al mio libro nero degli incantesimi, a qualche raro ingrediente raccolto in anni di fatiche, a due giganti orecchie di pipistrello. Pipistrello, calmati. Avanti, esci fuori di lì! Non potevo usare le tue orecchie, sono troppo piccole! Quello di cui avevo bisogno erano due orecchie di pipistrello davvero giganti! Oh, eccole! Ah, guarda, strillo! Le mie orecchie pipistrelle, una delle magie più difficili e potenti che io potessi realizzare. Ma non vedo l'ora di farle vedere a Strega Suprezia. Queste orecchie mi permetteranno di sentire i pensieri di tutti quelli su cui si poserà il mio sguardo. Potrà scoprire quali sono le intenzioni degli altri. Scoprirà che cosa temono, che cosa vogliono, dove nascondono i loro segreti. Prevenire le loro intenzioni, scoprire i loro punti deboli, renderli miei schiavi e annientarli. Per mille code di verme, quelle orecchie dovrebbero essere il mio tesoro, la mia arma. Devo averle. Sono io che lavoro coi segreti altrui. Spettano a me. Nessun copricapo di stoffa o pelle sulla testa della vittima può impedire alla strega di sentire i suoi pensieri. Non si sentirà nulla, solo nel caso che la testa sia coperta da una lamiera d'acciaio. E chi è che va in giro con una lamiera d'acciaio al Fantabosco? No, nessuno potrà sfuggire alle mie orecchie pipistreghe. Vernia! Ah, capiti proprio a biscia. Proverò su di te le mie orecchie pipistreghe. Non fuggire? Dove sfuggi? Non si può sfuggire a Strega Parana! Ma mia signora potente, ti prego, io passavo di qui per caso. Lasciami andare. Vernia, senti, perché non parliamo un po'? Anzi no, pensiamo. Avanti, fammi sentire i tuoi pensieri. Ecco. Mi sembra di sentire qualcosa. Dillo a me, amico mio, così io lo riferirò a lei. Ma senza che mi hai detto tu, da lei crederà che ha detto io, tu allora potrà da lei che l'ha detto. Ti aspetto.
Aspetta! Creatura contorta, pensi troppo velocemente! Pensa piano, non capisco nulla! Loro non sanno che io so, ma se so che pensa che io sanno, io devo dire più imbrogliarmi, hai capito? Lo ripeterà davanti a tutti. Finalmente la cornacchia mi lascia respirare! Via, correre! Cornacchia chi? Come va? Dice che vuole fare come i re delle fiabe, travestirsi e andare in giro per il regno per scoprire cosa pensano i sudditi di lei. Ma adesso non ne ha bisogno. Insomma, tutti noi diciamo sempre quello che pensiamo, anche quello che pensiamo di una principessa. Ma è quello che le ho detto io. Però se ci pensi, in fondo è normale essere curiosi del pensiero che gli altri hanno di noi. Cipignoletta, direi proprio di sì. Ogni volta che parlo con Fatalina e lei mi guarda, vorrei tanto essere nella sua testa per capire quello che sta pensando di me. Pessima giornata a voi, miei noiosi amici. E buona giornata a te, strega varana. Ma che ti sei messa in testa? Già, sembrano delle orecchiette da pipistrello. Sono orecchie da pipistrello. Sono l'ultima moda tra le streghe nere. Ma contente voi? Contente, sì. Come? Cosa hai detto? Io dicevo che sono contenta perché ho appena realizzato la mia ultima stregoneria. Folletta, versami subito una scivolizia col verme. Sì, d'accordo, te la verso subito. Peccato che strega varana sia sempre così di marmo. Quando sorride è davvero bellissima. Beh, perché mi guardi così? Non ti va più bene la scivolizia? Va malissimo. Senza verme una broda insipiente. Anche questo gioco del verme va avanti da anni, ma io lo so che la mia scivolizia le piace. Ma a tuo modo sei grande, strega varana. Balia Bea! Allora, non ti piacciono le mie orecchie da pipistrello? Oh beh, non mi piacciono. Insomma, santo purè. Diciamo che tutti i gusti sono gusti, no? Oh, ma io che si metta addosso quei brutti aggeggi, se non sarebbe troppo bella. E la mia Odessa avrebbe una rivale. Anche a te starebbero bene due belle orecchie da pipistrello. Folletto, ma perché non gliele fai? Certo, se le desidera gliele faccio volentieri. Ma che cade oggi alla strega? È una delizia. Fortuna che Giglio è a caccia a Fitta Foresta. Se fosse qui, Odessa sarebbe gelosa. Basta, sciacqui! Non avete capito una biscia secca, né di me né di niente. Ma che t'abbiamo fatto, strega varana? Però... funziona! Funziona! Aspettatelo voi, il vostro principe. Quando tornerò da Fitta Foresta io sarò già lontano. Ma presto avrete notizie di me! Pessima giornata a voi! Che cosa voleva dire con funziona? Funziona che cosa? Ha parlato di principe Giglio e io pochi minuti prima avevo pensato a lui. E poi come fa a sapere che è a Fitta Foresta? È come se mi avesse letto nel pensiero. Letto nel pensiero. Le orecchie! Ecco che significa funziona, ha delle orecchie stregate. Ed ecco perché ci guardava così, perché guardandoci leggeva i nostri pensieri. Cipignoletta, Balia Bea, beh, se strega varana è in grado di leggere i pensieri di tutti, tutto il regno è in pericolo. Oh, santa maionese, e adesso come facciamo? E qui ci vuole prima di subito un rimedio, e io forse ho un'idea folletta. Potrei costruire delle orecchie, sì, molto simili alle sue, e al momento giusto potrei scambiarle. Però, Balia Bea, ho bisogno di te. Dovrai andare al regno e lanciare l'allarme. Chiunque incontri strega varana è in pericolo. Deve stare in guardia perché lei può leggere nel pensiero. Corro alla regia! Oh, leggere il pensiero, che vergogna! Beh, amico, guarda come si costruisce un bel paio di orecchie stregate. Allora, bisogna prendere le forbici dalla punta arrotondata e poi ancora una spillatrice, dei pennarelli e infine dobbiamo prendere dei cartoncini e un cerchietto che indosseremo
Allora, la prima cosa da fare è prendere due cartoncini e poi disegnare e ritagliare la forma di due orecchie. Una volta ritagliate le orecchie, decoriamo l'interno incollando delle orecchie più piccole ma di colore rosa. Poi prendiamo il cerchietto e fissiamo le orecchie sul cerchietto arrotolando questa parte finale di cartoncino e fermandolo con due punti di spillatrice. Ecco fatto. E adesso finiamo la nostra decorazione attaccando del cartoncino frastagliato. Fatto. E il nostro paio di orecchie da pipistrello è pronto. Queste orecchie ci saranno molto utili. E così il verminoso ha fatto il furbo, eh? Ecco, non sarò mai furbo come l'incomparabile Varana, ma anch'io nel mio piccolo, avendo saputo per caso che l'acciaio può impedire la lettura dei pensieri? E non volendo che i tuoi pensieri fossero letti. Madama, i miei pensieri sono molto, molto complicati. Sì, me ne sono accorta. Comunque, bando alle ciance. Queste con te non mi servono. Ragioniamo. Certo, mia signora, è per questo che ti ho chiamata. Ora che puoi leggere i pensieri altrui, saprai i loro segreti. Senti, lingua biforcuta, vai al sodo. Ecco il sodo, eccellenza malvagia. Ora che puoi apprendere i segreti altrui, potresti aver bisogno di qualcuno che, con grande esperienza passata, di infiniti pignalenti, per maneggiarli, insinuarli, spifferarli! Mi ha detto vai al sodo! Ecco il sodo, ecco il sodo! Usarli per mettere l'uno contro l'altro, complottare, tramare, negare e ottenere sempre ciò che voglio. Vado al sodo, facciamo un patto, tu metti i tuoi pensieri e io l'abilità nell'usarli. Possiamo parlarne? Sono riuscito a prendere le orecchie che permettono di ascoltare i pensieri degli altri. Certo che chissà come si sente. Se lo so, hai sbagliato. Bisognerebbe soltanto ascoltare quello che le persone vogliono dirci e non ascoltare quello che le persone tengono chiuso nella loro mente. Però perché non ascoltare i pensieri degli alberi, degli uccelli, del bosco? Quello posso farlo, no? Posso ascoltarli. Io ci provo. Vento, sole, notte, giorno, acqua, radici, sassi. La voce degli alberi. È incredibile. Io riesco ad ascoltare i pensieri degli alberi. E sono pensieri semplici e antichi. Uccelli, notte, nidi, giorno, estate, inverni, uomo, scure,
vento, bosco. Brutto ladro! E così hai scoperto il trucco. Tanto io e Vermio continueremo ad ascoltare i pensieri di tutto il fantabosco e tu non potrai farci nulla. Però... Ciao Milo. Cipignoletta. Pigna persa, cilecca. Ho fallito. Ecco. Però, ecco, io avevo pensato ad un'altra soluzione. Sì, insomma, un'ultima speranza. Vedi, Strega Varana riesce a sentire i pensieri delle altre persone guardandole in faccia. Ma se io mettessi uno specchio davanti a Strega Varana, lei riuscirebbe a guardare se stessa e a sentire i suoi stessi pensieri. E quindi, se sente quello che pensa, pensa a quello che sente. E se sente quello che pensa e pensa a quello che sente... Beh, amico, non ci capisco più una pigna secca. Sai una cosa? Sarà meglio provarci. Che dici? Sì, ci provo. Quel dannato folletto ficcanaso ha scoperto tutto anche stavolta! E adesso cosa facciamo? Abbiamo ancora tempo, signora. Prima che diffonda la notizia, faremo visita ai personaggi più influenti del regno e ne carpiremo i pensieri più segreti. Orribilmente bene, cominceremo. Cominceremo da te, Strega Varana. Guarda che dimmi quello che senti. Fuoco nero, brucia i loro piedi, ghiaccio bianco gela i loro occhi, muffa verde tappa loro le bocche. Dove credete di fuggire, sciacchi? La Strega Varana vi raggiungerà ovunque. Belli i tuoi pensieri, eh? Beh, direi che può bastare. Stai bene? Maledetto guastafeste, mai che stia al suo posto! Strega Varana? Come stai? Come mai Milo non è qui? Io ho fatto quello che mi ha chiesto. Ho avvertito tutti i sudditi che se dovessero incontrare Strega Varana con delle strane orecchie devono allontanarsi il più lontano possibile. Però ora... Ora non ce ne sarà più bisogno, Baliabea. Ah, Milo, benedetto figliolo! Sei riuscito a prendere le orecchie alla strega? Come hai fatto? Beh, l'ho costretta ad ascoltare i suoi pensieri. E come? Beh, Strega Varana riusciva a leggere i pensieri delle altre persone guardandole in faccia, giusto? Così io le ho messo davanti questo specchio e lei ha cominciato a sentire i suoi pensieri e poi ha cominciato a pensarli e dopo li sentiva di nuovo e poi li pensava ancora una volta. Insomma, alla fine è rimasta lì imbambolata e è successo un gran pasticcio in quella testa di strega. Santa minestrina, Milo, io non ho capito niente. A dire il vero, neanche io. E comunque Strega Varana è rimasta lì, ferma, immobile, e io sono riuscito a strapparle questo strumento malefico. Malefico. Però, se io potessi sapere che cosa pensano le persone a cui voglio bene, potrei accontentarle meglio. Baliabea, tu hai un cuore con due orecchie molto più grandi di queste. E tu sai come ascoltare e far contente le persone a cui vuoi bene. Senza bisogno di stregoneria. Sì, hai ragione. È meglio che lo porti via. No, no, lo porterai tu. Alla reggia di Re Quercia. Lui sai dove le sistemerebbe, no? Ah, sì, certo. Nei sotterranei blindati delle magie pericolose. Le porto dritta dritta lì. E Strega Varana? Ma Strega Varana è rimasta lì, tutta scossa. Ma credo che per un po' di tempo non ci darà più fastidio. Folletto? Sei un povero illuso. Oh, ma credi davvero che uno sguardo gettato lì tra i miei deliziosi pensieri stregheschi possa mettermi fuori combattimento? Ci vuole ben altro. E ricordatevi tutti e due che io so benissimo che cosa pensate di me. Che io sono la potentissima, la perfidissima, la pericolosissima e la
bellissima strega varana! Santa minestrina! Ha sentito proprio quello che pensavo di lei. Sarà meglio che io porti questo oggetto diabolico al sicuro subito. Ciao, Milo. Ciao, Baliabea. Beh, amico, hai visto che cosa potrebbe accadere a riuscire ad ascoltare i pensieri delle altre persone? Vedi, i pensieri sono delle cose un po' strane, che stanno dentro una casetta, dentro la propria testa. E c'è una porta e due finestre dalla quale possono uscire. La porta della bocca, dove escono i pensieri che vogliamo, e le finestre degli occhi, che a volte lasciano brillare anche i pensieri che non vogliamo. Già, e queste tre porte bastano. E io scommetto che indovino a quello che stai pensando. Stai pensando che ti sto per dire ciao. E infatti è così. Ciao amico, e ricordati bene questa storia e torna al Fantabosco ad ascoltare le altre. Ci vediamo presto. Ciao!